ovvero dicevo Chrysler Building e Palazzo di Grand Central. Chrysler Building, dicevo, è il palazzo forse fra i più amati, uno stile déco spettacolare, meraviglioso, ed è stato per poco il palazzo più alto al mondo perché l'Empire State Building, quando venne inaugurato nel 1931, lo superò. Parlando di palazzi, pensate che perché Jacqueline Kennedy non ha voluto buttarselo giù questo palazzo di Grand Central meraviglioso, perché volevano creare questo, la copia di quel palazzo che vedete lì, palazzo che oggi chiamato MetLife, un tempo era la Panama America, storica compagnia aerea. Pensate che quel palazzo che vedete dietro è esattamente ispirato al Pirellone di Milano. Ne volevano fare un altro proprio qua. Fortunatamente Jacqueline non gliel'ha permesso. Parlando di palazzi alti, questo qui, alto, che non si vede praticamente la sommità, si chiama esattamente Summit. Questo è One Vanderbilt. Questo è esattamente il nome di quello che ne è. Di quello che ne è il palazzo, perché prende il nome proprio dall'indirizzo fisico. Siamo su Vanderbilt Avenue, che è una piccolissima avenue. I Vanderbilt sono stati una famiglia ricchissima e storica di New York. Ecco perché ce l'abbiamo qua, perché qui sono stati coloro che si sono arricchiti fra le tante cose proprio con i treni. Hanno costruito questo palazzo e sopra hanno aperto quello che è l'ultimo osservatorio della città, quindi pagando prezzo non economico, ma economico a New York c'è nulla, si va su e si vede, c'è una vista spettacolare. Oltre alla vista, ammetto che hanno fatto un lavoro meraviglioso, perché è tutto un itinerario fatto di specchi, specchietti, luci, quindi super instagrammabile. Se qualcuno ci dovesse venire, parlo con le signore, anche con i signori, evitate le minigonne, perché forse non è il posto più adatto per usare la minigonna. Queste placche qui, che sono tra l'altro anche da un punto di vista artistico molto, molto interessanti, portano tutte quante delle frasi celebri di film, scusatemi, di film, di libri. Portano libri un po' di tutti i tipi, guardate qui, The Bird That Will Survive, The Awakening, fra Kay Chopin, perché questa strada qui si chiama The Library Way, la via della biblioteca. Eccoci, la vedete già davanti a noi, la famosa Public Library, ovvero la biblioteca. Biblioteche ce ne sono diverse in tutta la città, ma questa è la biblioteca in assoluto più famosa, e anche l'avrete vista in tantissimi film. Cito i film perché anche chi non è stato a New York la conosce, la cinematografia ce l'ha fatta vedere in miliardi di situazioni, e ovviamente questo non si esime come palazzo in tantissimi film o serie televisive. Dove siamo giunti adesso? Fifth Avenue. Siamo esattamente su quella che è la quinta strada. Noi abbiamo Avenue e Street. Le Avenue sono i viali più lunghi, vanno da nord a sud. Le Street invece sono le strade appunto più piccole, che vanno da est, da dove stiamo arrivando noi, ad ovest, dove stiamo andando. Ed esattamente attraversando Fifth Avenue passiamo dalla parte est della città, dove eravamo, alla parte ovest della città. Palazzo, anche questo è un palazzo Beaux-Arts, palazzo di marmo spettacolare. Qui che ne fanno da guardiani abbiamo i due leoni. Quello che abbiamo a sud, perché siamo su Fifth Avenue guardando sud, abbiamo Patient, lo potete vedere là, aspetta che lo faccio vedere, eccolo là, salutate Patient, ovvero pazienza, oramai tutti ne abbiamo ben poca, e qui invece abbiamo Fortitude, ovvero forza, forza d'animo. Questi leoni qui sono stati chiamati così proprio da, aspetta che poi riesco a fare la foto, da Fiorello La Guardia, celebre sindaco di New York, che ha voluto nominare questi leoni in un momento difficoltoso per New York, ha voluto dare il nome di pazienza e forza d'animo, dicendo che comunque queste erano le due caratteristiche dei newyorkesi. E siccome prima non riuscivo a farvelo vedere bene perché c'eravamo sotto, eccolo là, quello è il Summit, quello che vi dicevo essere
il nuovo osservatorio della città. Si arriva al 92, 93, 94, 95, 96, insomma. Quando qualcuno mi chiede, ma qual è il più alto? Allora, per più alto, che tu vada all'Empire, che tu vada al Top of the Rock, che in realtà è il nostro primissimo osservatorio, siete in un'altezza talmente già alta che dal 70 al 96esimo piano, il 101esimo piano, non c'è un'enorme differenza. Adesso, dicevo, però vi voglio portare in questo posto dietro alla Public Library che si chiama Bryant Park. Giardino posto qui, nella 42esima strada, nel centro pieno di Manhattan, perché noi siamo a Manhattan, il distretto più piccolo dei cinque distretti. Questa parola qui, che da pronunciare diventa anche un po' difficile, è una parola dei nativi americani, dei Lenape. I nativi americani, Lenape, erano la maggioranza che viveva qui, e Manhattan ha un significato che significa isola collinosa, perché è un sali e scendi. Se noi andassimo nella parte più a nord della città, è quello che si può vedere. E qui, nel mezzo della 42esima strada, abbiamo appunto questo, un giardino spettacolare, un parco bello in tutte le stagioni, che appunto si chiama Bryant Park. Immaginate adesso, certo oggi lo vedete deserto, ma voi immaginate una giornata quando non piove. Qui è pieno di gente che viene a prendere un caffè, che viene a fare pausa pranzo. Dove vedete il prato? Il prato viene utilizzato, adesso abbiamo finito, è stato già da qualche settimana, hanno tolto il palco, ma qui c'era in fondo, vicino alla fontana dove andremo fra un po', c'era appunto il famoso palco dove vengono organizzati attività, eventi completamente gratuiti, quindi dagli spettacoli di Broadway a concerti della filarmonica, concerti jazz, a cinema all'aperto, e più chi più ne ha più ne metta. Il parco in realtà offre tuttora delle grandi attività. Adesso fra un po' ne vedrete sotto questi ombrelloni gialli che si vedono già sotto gli alberi. Vedete che ci sono delle persone sedute. Questa in realtà è la reading room, ovvero la stanza per leggere. Qui potete arrivare, c'è una, letteralmente, adesso ve le faccio, ve le fa, ah no, adesso sono sotto, giustamente piove. Che furbo. Queste tendopoli verdi che vedete chiudono i libri, ma qui potete prendere i libri, potete prendere il giornale, il quotidiano, sedervi qui, leggerlo e poi riportarlo qui in modo che qualcun altro ne abbia possibilità. Dietro questi ombrelloni riuscite a vedere invece quelle sedie arancioni, sono lì per guardare chi viene a giocare a ping pong, e vi ricordo che questo fortunatamente è tutto quanto ad uso dei cittadini, quindi non c'è bisogno di pagare. Allora, abbiamo parlato del nostro Chrysler Building, l'abbiamo visto, eccolo qua, che spunta con un po' di nebbiolina che lo rende un po' offuscato, ma il palazzo che vedete dietro appunto è l'Empire State Building, palazzo storico, iconico della New York City. Abbiamo parlato essere anche questo un osservatorio, infatti appunto lo è, giusto per citarne un film, visto che prima si parlava di quanto la cinematografia ci faccia conoscere la città, insomma uno dei film, ce ne sono tanti, direi King Kong è il film, infatti dentro c'è anche da un po' di tempo, hanno ricreato una sorta di manona di King Kong che esce, dove ci si può fare le fotografie. Times Square. La piazza che viene chiamata in circo, questo è un posto, come vi ho detto, turistico. Giustamente qualcuno per Times Square, siamo sulla Settima Avenue, ma siamo in realtà all'incrocio con Broadway. Broadway molto spesso le persone la collegano, se non sempre tutti, ai famosi spettacoli di Broadway, che è corretto perché in realtà qui abbiamo tantissimi teatri. Alcuni esempi qui vi faccio vedere quella che è uno degli show più famosi, del Lion King, ma ne abbiamo tantissimi di show proprio qui in questa zona qua. Ma Broadway è la via più lunga e più vecchia di New York. Va da nord, 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 ovest e arriva fino a sud, est, quindi ce ne sono
ce ne sono tantissimi. Vi dicevo come potete vedere, se qui c'è qua uno che sta facendo TikTok o che cosa, ma c'è un po' di tutto di più. Andiamo sotto la nostra scalinata rossa. Ecco, dicevo, il bello di venire però qui in certi momenti è tipo questo, dove c'è chiaramente molte meno persone rispetto all'usuale giornate. E poi adesso piove. Quindi qui è bello perché tutti questi billboard si riflettono proprio nel cemento bagnato. Billboard che rimangono accesi tutto l'anno. Quante ore prima bisogna arrivare per vedere il Capodanno? Ciao Cecilia mi chiede quante ore prima bisogna arrivare qui per vedere il Capodanno. Ottima domanda, che io non auguro tu debba venire qui a vedere il Capodanno, perché qui bisogna arrivare entro le 3 del pomeriggio, entro il primo pomeriggio.